Signore e signori e tutti voi all'ascolto, buongiorno. Oggi è il 28 di dicembre del 2022 e siamo a fare una frugalissima colazione. E continua la frugale colazione. Siamo venuti su, abbiamo lasciato le tavole da snowboard al rifugio Scoiattolo e adesso stiamo andando a prendere la seggiovia per andare all'altro rifugio che si chiama Dos dei Cembri, credo. Qui ci sono i cannoni che stanno sparando la neve e hanno fatto le mucchie. E andiamo su! E siamo arrivati su. Qui c'è questo coso veramente fichissimo. Ci vorrei fare un giro sopra. Bellissimo. C'è questa piramide. Ma tu sai cos'è? La piramide qui? Sì. No. Tipo un deposito? Non lo so. È una forma curiosa. E poi qua c'è il laghetto che vedevamo ieri dalla funivia, che è molto poco ghiacciato. Però non... Non lo so se si vede. C'è quel ghiacciolo lì che fa dei riflessi fantastici. Però non so se si vede. Forse no. Guarda l'aereo che mi riflette. Tutto ghiaccio. Questo è ghiaccio. Vetrinetta con robe, ma si fa riflesso, quindi... Scatoletta di sardine. Scatoletta di sardine, proiettili, ganci, robe. Andiamo a fare il bagno al lago? Sta diventando faticosissimo fare il giro del lago perché ogni passo si sprofonda su un sacco. E con questo diamo il colpo di grazia agli scarponi della snowboard. Non è che sei andata proprio giù giù. Mamma mia. Non è stata una buona idea. Pensavo di sprofondare, invece no. Come Naruto? Mi ha fatto malissimo il posto. Ma ti ho detto che è dura. Cioè... Perché non è che sprofondi mica tanto. Andiamo. vabbè, ma perché era tanti anni? Siamo tanti anni. Vado. Sì. Prima. Thank you.
E adesso si mangia timballo di riso con verdure, immagino, sì, quella sembra una zucchina. E questi invece sono spaghetti con pancetta, sempre. Sì, perché sono la piratessa questi, certo. Era pirata, questi sono piratessa. E questa cosa, questa è molto instagrammabile, diciamo la verità, è filetto di sgombro. Molto bellino, eh? Pomeriggio. Abbiamo preso l'autobus e non è stato facilissimo subito capire dove dovevamo prendere, cosa dovevamo prendere. Comunque, missione compiuta, siamo riusciti e siamo venuti giù a Cogolo. E siamo scesi qui c'è una pistina da sci piccolina, perché adesso prendiamo questa strada che va in là verso la centrale idroelettrica, perché ci sono due cache da andare a cercare. Siamo arrivati alla prima cache, qui da questa chiesetta. Adesso vi facciamo poi vedere meglio. Questa è la chiesa di San Bartolomeo. La chiesetta di San Bartolomeo sorge solitaria in mezzo ai prati, lungo la strada che da Cogolo porta alla Valle della Mare. La tradizione locale vuole che la chiesa sia stata edificata in questo luogo isolato per evitare il contagio dalla peste. Sono particolari i graffiti che si possono osservare all'interno della chiesa, incisi proprio a testimonianza della pestilenza. Era la peste del 1630. Viene comunemente chiamata anche chiesa di Pegaia, dall'omonima villa che una volta sorgeva in questa località e che fu completamente distrutta ad esclusione di questa piccola chiesa, poco prima del 1431, forse da una valanga o da una frana. Fu consacrata in seguito alla ricostruzione e all'ampliamento il 22 agosto 1512 e dedicata ai santi Bartolomeo, Paolo e Tommaso. La chiesa fu oggetto di restauro nel 1850, come indica la scritta su una parete interna, e nel 1967 si provvide al consolidamento dei muri perimetrali e del piccolo campanile. Cache trovata, e qui fuori dalla chiesa, subito fuori dalla chiesetta, ci sono le impronte di cervi, evidentemente, e anche ricordini di cervo. La faccia del ricordino. Claudio passione trattori, ovviamente, non si smentisce mai. Ciao Micio, se vi avvicino scappi, no? Bello! E siamo all'altra cache che si chiama la centrale idroelettrica di Peio. Cosa ci sarà mai di interessante da collocare una cache presso una centrale idroelettrica? Come? Beh, è interessantissimo. Se si parla della monumentale centrale idroelettrica della Val di Peio, allora non resterete delusi. In località Ponte di Cogolo è situata questa grande centrale idroelettrica, esemplare edificio industriale degli anni 20, costruita nel 1929 sul torrente Noce Bianco. Si tratta di un complesso di edifici tra i più interessanti nel suo genere, costruito per dare apporto energetico alle grosse industrie di pianura che stavano nascendo in quegli anni. Al grande corpo principale a U, dove sono localizzati i macchinari, si affiancano le palazzine degli uffici e delle residenze dei tecnici in un armonico complesso che rivela una spiccata ricerca formale e una cura dei particolari architettonici non usuale per costruzioni industriali di questo tipo. La muratura è in pietra vista, lavorata con un sistema misto ad opus incertum e a conci regolari, cui fanno da contrappunto le grandi finestre con cornici in pietra grigia. Il sottotetto degli edifici presenta un imponente rivestimento in tronchi squadrati con decorazioni in taglia a punta di diamante e mensole lavorate di particolare ricercatezza formale. La superficie e l'estensione di alcune parti decorate rappresentano un elemento davvero unico nell'architettura industriale di quest'epoca. La tipologia molto articolata delle coperture in rame a due falde o a padiglione è simile sugli edifici destinati a varie funzioni, così come gli elementi decorativi lignei, in particolare i costruttivi, i serramenti, le ringhiere, i corpi illuminati in ferro battuto, i graffiti esterni e le decorazioni degli interni. Sì, queste sono le decorazioni degli interni. Adesso cache trovata
e noi torniamo verso Cogolo, che ce n'è un'altra in centro al paese proprio. Ma con questo ci devono uccidere i vampiri qui di notte. C'è qualcosa che gracchia là in mezzo. Vampiro. Gracchiano i vampiri? Qui gracchiano. Ah. Pausa frutta. Per una volta nella storia. Ecco perché qui c'hanno tutta sta fissa del Parma Calcio, è perché la sede ufficiale del ritiro estivo è Peio, praticamente. Hai capito? Anche questa cache siamo riusciti a trovarla, è stato molto difficile perché intanto si chiama filiale del Parco Nazionale dello Stelvio e le coordinate puntano là, ma non c'entrano assolutamente niente. La cache è qua, cioè proprio... Vabbè, fortunatamente c'erano i log delle altre persone che ci hanno aiutato. Comunque è stato molto complicato riuscire ad arrivarci. Va bene, vediamo di prendere un qualche autobus, vediamo che ora passa e torniamo su. Siamo riusciti a prendere l'autobus giusto per tornare in albergo e quindi siamo alla cena. Vellutata di zucchine e caserecce con salsiccia e ovviamente formaggio, perché qui il formaggio non può mancare. Come secondo, salmone in crosta con verdure, robe varie, e Claudio il brasato che ha già cominciato a mangiare. E come dolce, semifreddo, che però noi siamo un po' come bimbi, doveva essere affogato al martini e noi l'abbiamo preso non affogato al martini, ce l'hanno fatto non affogato al martini. Quello affogato al martini sarebbe quello, perché qualcuno è sbevazzone. Addirittura.